si celebra un amico, un sommo poeta, un'anima che ha catalizzato dietro la sua cultura espressiva, attoriale, il tessuto un po' sociale anche campano. Tu, un caro amico, il tuo viaggio interiore nel ricordarlo ha fatto commuovere la platea qui campana. Io praticamente è un maestro, quindi ce lo teniamo stretto e caro, è uno che ha insegnato come si può recitare senza recitare, una rivoluzione proprio per la nostra professione. Per adesso tu hai sempre detto che Edoardo e Massimo sono stati i capostipiti, no? Sì, sì, sì. La migliore recitazione in assoluto parte qua da Napoli, inizia con Edoardo, poi l'erede vero e Massimo Traisi. Don Matteo sta arrivando, 12. Cambiamo subito il discorso. Esatto. Dopo l'11 andiamo al 12, faremo 13, 14, 15, 16. Quello è. Giusto sempre per rimanere in tema, tornare sul grande schermo in autunno con uno di In Famiglia, no? Ecco, anche quella è un'altra bella opera dove in maniera giusta e ironica si sdogana il concetto dell'andrangheta, no? Sì, proprio ha iniziato, la prima è stata Roberta Torre con Tano da Morire a prendere in giro la mafia, poi lo ha fatto fortemente Piff, un altro, questo film di Alessio Federici segue quella scuola e quindi sono contento di partecipare. Io ho visto sul banner qui l'Identichè, no? Quella rubrica che avete affibbiato a Massimo praticamente allora, no? Il programma proprio di Renzo Arbore, no? Una chicca, quel quiz pazzesco, no? Sì, quello è stato proprio un divertimento, pure improvvisazione, anche là un'altra lezione di Massimo di come si può fare la televisione senza scrivere chissà che cosa, ma essere pronti, lucidi e pieni di fantasia per poter... La tua prossima sfida? Dunque sei uno universale? Fotoromanzi, farò dei fotoromanzi per la Lancia. Ma io siccome sono stato molto presente in televisione, ho fatto fiction, varie da radio, mi fermo per 18 anni per non inflazionarmi. La trasmissione, i protagonisti, con la tua verve esilarante, come li saluteresti? Un saluto che parte da qua e arriva fino a là. Grazie. Ciao. Caro, buon lavoro.